guardate cosa mangio oggi, è una specialità dell'Albania e sarebbe la testa di pecora. Guarda, a vederla praticamente direte, ma chi ne mangerà mai la testa di pecora? Sono io. Allora, guardatela un po' com'è fatta, è tutta super abbrustolita ed è veramente una pietanza deliziosa. Adesso la assaggiamo insieme e vediamo un po' se posso trasmettervi questa golosità. Guarda, adesso la assaggiamo insieme, questo è il cervello. Una squisitezza, ragazzi, assaggiamo l'occhio. Una bontà unica, è una cosa squisita veramente. La pecora, un animale delizioso, al palato è un gusto eccezionale, ragazzi, lo sto mangiando ed è veramente una cosa eccezionale. Poi se volete potete mettere anche del limone che toglie un po' il sapore forte, però vi assicuro che è una cosa veramente veramente buona. Adesso continuo a mangiare, iscrivetevi al mio canale che com'è ogni 100 metri si copre qualsiasi cosa culinaria e qualsiasi monumento bello in tutto il mondo. Grazie al mio canale, ciao ragazzi. Questa è un'insalata greca, guardate che bontà. Anche se mi trovo in Albania, precisamente a Saranta, qui fanno un'insalata greca. Ci pensate bene, Corfù di stare a Saranta, quindi la Grecia, una mezz'oretta di traghetto, 40 minuti. Guardate che ottima insalata greca che ho fatto con un formaggio particolare che si chiama feta, ma il piatto forte sta arrivando, ragazzi, adesso lo vedrete. Oltre alla feta, la caratteristica è della cipolla, dei peperoni crudi, come potete vedere, tagliati a fettine, e al fine praticamente della verdura verde. Comunque un piatto molto fresco che avevo mangiato in estate, ve lo faccio vedere ancora. Molti sicuramente lo conoscono, ma molti no. Ed è fatto molto tipico della Grecia, ma lo fanno anche nella parte sud dell'Albania, perché sono proprio a contatto. Questo ve lo faccio vedere ancora meglio. Così. Ragazzi, questa è la feta, un sapore straordinario, per cui iscrivetevi al mio canale e scoppia anche. Allora ragazzi, mi trovo in Albania, precisamente a Saranta, abbiamo due piatti da degustare. Questo è un formaggio loro con della marmellata e comunque una fonduta, invece questo qua è un piatto tipico, sì, burek. Anche questi due piatti li assaggeremo insieme e vediamo come sono, non l'ho mai mangiato e lo proviamo insieme. Iniziamo col burek. Più grandi? Sì, sta più lungo. Il burek è uno spettacolo. Adesso iniziamo col formaggio. Mamma che degustazione, è buonissimo. Adesso anche il burek. Questo è un delizioso formaggio che abbiamo visto. Like alga, you know alga? Like this, è squisito, ragazzi, veramente squisito. Come dire, in Albania basta andare nei posti giusti e si mangia bene. Ciao, a presto, iscrivetevi al mio canale. Non si poteva venire in Albania e non prendere un antipasto tipico dell'Albania, albanese, sto facendo libanese ma albanese. Guardate che piattone con le varie specialità che sono prevalentemente verdure. Qui c'è tutto più che altro a base di verdure, dalle polpette alle verdure, alle verdure che assaggeremo e vediamo cosa sono, accompagnato da questo tipo di pane, guardate un po', molto molto soffice. Adesso qualche pietanza la assaggeremo insieme. Siamo con questa polpetta qua. Quando le cose sono deliziose, sono deliziosi in qualsiasi parte del mondo. Ragazzi, in Albania si mangia bene. Vi saluto, iscrivetevi al mio canale. Se volete sapere, ditemi, ciao.